50.000 mi piace e faremo l'intervista doppia con Antonio. Commentate tutti nei commenti con scritto e capite? Carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile, perché oggi ragazzi una giornata epica, penso il giorno più bello della mia vita. Conoscerò Antonio Sbancatore. E capite? Ragazzi, volevo fare questa sorpresa ad Antonio, che da un sacco di tempo mi sta dicendo che vuole incontrarmi. Ci mangeremo finalmente una pizza insieme, andremo al bar 3.0. Sarà veramente un vlog epico. Sono anche qui con il buon Carminiello. Salve. Il pizzaiolo più bravo di Napoli. E ragazzi, ci troviamo in questo momento Via Scampia. A Via Scampia, vicino a Messer Cola, dove abita lui. E vai, non ci perdiamo in chiacchiere, non vedo l'ora di vederlo. Vediamo la sua faccia quando ci vedrà, insomma. E speriamo bene. Io ho portato anche una sorpresa che poi vedrete. Ci siamo quasi, ragazzi. E capite? Ragazzi, 17:40 del 31 maggio. Stiamo aspettando questo momento magico. Sono emozionato. Non vedo l'ora di vedere Antonio. Eccolo. Anto! Dammi un abbraccio, Anto! Tappo? Sì, come sei? C'è una foto? Vai, vai, vai! Finalmente, ragazzi, l'incontro, l'incontro! Stai calmo. Io sto qua per te. Raga, comunque, complimenti al Chelsea per la vittoria della Champions. Anzi, ma che sto dicendo? Eccolo Fuse. Hai capito? Grande, grande. Anto, ma dove andiamo? Vieni, guarda la cam, sto facendo il video. Dove andiamo? Al bar 3.0? Allora, ora, aspetta, non so che dire. Stai calmo, Anto. Tutto bene. Comunque, tutto bene. Ora andiamo al bar 3.0, faccio tutto io. E poi andiamo alla pizzeria, la Riccio, ci mangiamo la pizza insieme. Va bene. E capite? Me lo ti rilassi, carichi che non mi... No, quello già l'ho fatto, ho detto, mo faccio la sorpresa ad Antonio. Anto. Dimmi. Allora, tutto a posto? Sì, tutto a posto, sono felice di incontrarti per la prima volta, finalmente, dopo tanti video su TikTok, carissimo Fuse Gamer, ti aspetto a cazzi call, e finalmente sei qui, e capite? Bella, Anto. E capite? E capite? E vabbè, Anto, dici un po', tu è vero che questa, si dice questa cosa, che tu c'hai Willem Viet? Tenga Willem Viet, tenga palla sotto e tenga fondo pesce, capite? Vabbè, devo parlare un po' più seriamente. Qual è l'aspetto secondo te migliore dei social, secondo la tua esperienza? Che mi posso divertire? Sui social mi posso divertire quando, tipo TikTok mi ha dato tante possibilità, tipo di incontrare Fuse Gamer, di parlare con molte ragazze, di esprimermi come il mio fare, divertirmi. Comunque la mia esperienza sui social è... Vabbè, per le femmine, andiamo, capito, frate? Per le femmine e poi comunque mi diverto con i miei video, faccio tante cose, soprattutto il mio, e capite? Il mio Campbell, il mio bust for you, bust quando mi arrabbio. Purtroppo e invece la cosa negativa dei social, secondo te? Che mi insultano, molti su TikTok mi accusano di tenere la 104 quando non la prendo. Infatti là feci molti video, ma alla fine questi cattivi mi hanno anche un po' aiutato. Sai perché? Perché alla fine guadagno i soldi grazie ai loro insulti, grazie alle loro visual, grazie al mio basso aiuto. Voi ci disprezzate, ma noi ci guadagniamo, no, in tutto. Ci ho fatto quasi 300 euro al mese con questa cosa. Vai, la faccia voi. Capite? Vabbè, comunque, se ti posso dire la verità, allora a volte alcuni esagerano, devo dire la verità anche io. Però molti, diciamo che più che insultarti, la maggior parte, parlando della maggior parte delle persone, ironizzano su questa cosa. Sì, tipo, quindi pure tu ci giochi un po' con questa cosa. Sì, ad esempio io ho ballato 104 volte, praticamente io ci gioco sopra, ma alla fine sotto ci sto male. Sì, poi so. Lo faccio tipo il bust for you, lo faccio pure apposta, un po' apposta, un po'... Vabbè, però tu te ne devi fregare della gente che dicono queste cose, lo sai, perché oramai... Cioè, ci sono passato pure io, purtroppo. I ragazzi sui social sono così, purtroppo, quindi sì. Ci devi fare l'abitudine. Posso dire una cosa? Cioè, tanto... Parla a me femmina, Anto, okay. Allora dimmi la ragazza con cui ti stai sentendo in questo momento. Allora,
Io mi sento con molte ragazze. Anna, Imma, Maria Imma con me toste, bella. È la più bella che Anto. Esatto, però è un po' gelosetta. Quando parlo con altre ragazze, lei mi chiama Anto, ma parlo con una di Guaglione. Anto mi è più stigio. E niente, però io lo faccio comunque perché, cioè, mi piace parlare con tante femmine e divertirmi, capito? Fai bene. Quando tu sei entrato in diretta... No, io non conosco nessuna. No, l'altra volta, quando tu sei entrato e hai detto, stai col tuo amore, ok, io ho appeso lei per te, figurati, cioè, appendo le femmine per lui, raga, appendo le femmine per lui, per quanto figurati. Mi vuole bene, vai giù, vedete, un buon amico... L'altra volta è entrato in diretta, non mi emozionavo con una ragazza, mi emozionavo con lui. Ando, io ti ho portato un regalo. Voglio vedere. Vuoi? Capite? Una maglia del Napoli, mo vediamo. Allora, no, è una maglietta, non è del Napoli. È della Juve? No, la Juve. Allora, Anto, questa è una maglia che è uscita oggi. Vabbè, noi stiamo registrando il 31 maggio, però il video esce il 2 giugno. Abbiamo fatto uscire la maglietta di Elitz. Questa è la maglietta che ti volevo regalare. Un pensierino per te. Da piacere. Col diamante. Le storie col diamante e... Esatto. Ti piace? Mi piace il cos'è? Questa è su tutte le città che abbiamo fatto nel primo viaggio di Elitz. Ottimo. Qua c'è sta scritto Elitz. E poi andrà in... La vuoi mettere? Andrà in, me la metto. Metti. Ragazzi, poi questa maglietta la potete trovare in descrizione. C'è lo shop online per una settimana. O contrario, Ando... Sono un po' emozionato, eh? Ando, andrò occupato fra... Noi siamo amici. E capite? Wagyu, finalmente l'incontro con Antonio! Wagyu! Tenga mi un biet! Tenga fondo pesce! E capite? Ragazzi, stiamo andando al bar 3.0 con Antonio. Per te a birr oppure o caffè assieme. Confuse game, siamo in macchina. E capite? Tenga fondo pesce! E tenga palla sotto. E tenga vino in biet. E capite? Ragazzi, siamo messi in cola. Ciao, Ayu, Zicol. Qua c'è il bar 3.0. E capite? Com'è? In provincia di Cervino? Comune? In provincia di Cervino, comune di Caserta, il paese di Tony Star, Antonio Sbancatore, Tony Tuttofare. E noi invitiamo un grande di YouTube Italia. 900.000 iscritti. Più gamer, ragazzi. Che presentazione. E capite? Wagyu il bar 3.0. Eccolo, Piazza Immacolata, dove qua farò il raduno tricolore. Vestiti verdi, bianchi e rossi. Raduno l'11 giugno, il raduno tricolore. Al bar 3.0. Il raduno, Ando, quando è sto Covid? Vabbè, l'11 giugno per l'Italia. Con la mascherina. Con la mascherina e per la nazionale ci prendiamo pure il Covid. Insieme. No, insieme a... No, messaggio troppo brutto. Ragazzi, Giuseppe ci ha fatto il caffè, a me macchiato, Ando, come l'hai preso? Normale. Con un grande barista, con un epico barista, davvero bravo, Filippo Piscitelli. Seguitelo su Instagram, Filippo il Tabaccaro, grande il bar 3.0, c'è anche Fuse Gamer, e capite? Ragazzi, comunque prima di lasciarvi all'outro, saluti finali, insomma, volevo dirvi che comunque avete visto, Antonio è un bravo ragazzo, umile, come già ho detto, cercate di non esagerare con insulti eccetera, perché comunque avete visto che è un ragazzo sensibile come tutti noi. Tenepini un bietta facendo pesce, come sapete, siate buoni, ma raccomando. Ragazzi, questa è stata veramente una bella esperienza, conoscere Antonio, un ragazzo bravo, umile, gentile. Ti capite? Ci ha offerto il caffè, quindi ragazzi, veramente un bravo ragazzo. Al bar 3.0. No, basta, bar 3.0. Filippo Piscitelli, un grande, vai. È vero, quello confermo. Ti capite? Comunque, Fius, che ne pensi della Juve? Non penso niente, è meglio che non lo diciamo, Antonio. Che ne pensi di me? Tu sei un grande, tu sei il migliore di TikTok, sei il re di TikTok. Quindi Andrea, vuoi salutare i ragazzi? Voglio salutare i ragazzi, voglio salutare una bella ragazza, Imma con me toast, con me belle. Cioè, è una stella, è bella come il mare, splendente come il sole, meravigliosa come una stella. Come fai? Ma perché non ti fidanzi con lui, Imma? Capite? E capite? Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci rivecchiamo in un prossimo video. E capite?